Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Così leggiamo in questi giorni su La Repubblica, rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico e naturalmente anche del nuovo ordine mondiale atlantista. Covid, l'allarme di BioNTech, servono vaccini urgenti contro le nuove varianti. Come volevasi dimostrare, tutto secondo le non difficili previsioni che avevamo sviluppato e sulle quali siamo tornati incessantemente in questi 2 anni di emergenza, ossia di nuova normalità. In sintesi, secondo quanto più volte sottolineammo, la salvezza è sempre una dose più in là. I cicli di benedizione col Santissimo Siero sempre laudando in secula seculorum, sacramento della nuova religione terapeutica a cui financo la Chiesa di Roma si è piegata, non conducono fuori dall'emergenza. Al contrario, l'emergenza permanente come nuova normalità si fonda esattamente anche su ininterrotti cicli di benedizione col Santissimo Siero. Per la gioia ovviamente delle multinazionali del farmaco, che seguitano ad alzare il calice giubilanti, ovviamente anche per motivi di controllo, perché Siero Santissimo, inoculato, fa rima ormai da tempo con infame tessera verde di tracciamento, di controllo biopolitico e di libertà autorizzate. E naturalmente i più continuano a obbedire cadavericamente. Essi pensano che in tal guisa tutto possa terminare. Non capiscono che l'emergenza permanente seguiterà così potenzialmente all'infinito, e ciò proprio in ragione del fatto che essi seguitano a obbedire anziché insorgere. Aveva ragione il grande filosofo Étienne de la Boétie nel discorso della servitù volontaria: smettete di servire ed ecco che sarete liberi. Per converso, parafrasiamo noi il testo di la Boétie, continuate a servire e non sarete mai liberi, e anzi il potere dispotico seguiterà a oltraggiarvi nella misura in cui, anziché recidere le radici che vi legano adesso, continuate ad alimentarle con la vostra servitù. Bisogna allora ribadirlo con vigoria: la paura di perdere la vita non può e non deve prevalere sul desiderio di una vita libera e dignitosa. Con le parole di Giovenale, capita con il nuovo ordine terapeutico di propter vitam vivendi perdere causas, perdere le ragioni per cui vivere in nome della difesa della vita stessa. Questo è il paradosso a cui siamo ormai avvezzi da 2 anni. I più accettano di rinunziare alla libertà, agli affetti, financo di sottoporsi a cicli di benedizione ininterrotti con tanto di tracciamento e di infame tessera verde, e lo fanno perché ritengono che ciò sia finalizzato a mantenere la vita, ma non si domandano mai seriamente se quella che così mantengono sia ancora degna di essere definita vita, o non sia invece un residuato, un precipitato privo di qualità, che rende di fatto la vita non più degna di essere vissuta. La vita ridotta a questo livello, cioè a semplice sopravvivenza, ci rende indistinguibili perfino dal virus che combattiamo. La vita ha senso, non ci stancheremo di dirlo, se è vita libera, qualificata con diritti, con passioni, qualificata da tutti i come che rendono la vita degna di essere vissuta. Se noi riduciamo la vita a semplice sopravvivenza protetta con tracciamenti e con cicli ininterrotti di benedizione, con restrizioni e limitazioni, ecco che non abbiamo protetto la vita, l'abbiamo annientata riducendola a qualcosa che con la vita ha realmente poco a che fare. Per dirla appunto con Giovenale, per proteggere la vita abbiamo perso le ragioni che la rendono degna di essere vissuta. Radioattività con Diego Fusaro.